Storia, natura e cultura si fondono in questa straordinaria seicentesca residenza ad epoca. Siamo a Milis, nel cuore dell'Oristanese, e ancora qua, in questa dimora antica, si conservano tracce del passaggio di re, artisti, letterati. Allora, insieme, oggi Dimore Antiche vi porta a conoscere Palazzo Boil. Venite. Ritrovato sindaco, grazie di aver accolto Dimore Antiche in questo splendido palazzo qui a Milis, dove tutto sa di storia. Benvenuta, benvenuta nel nostro paese. Noi qua proprio all'ingresso vediamo lo stemma importante di questa casata. Questo è lo stemma della famiglia Boil. Famiglia d'origine catalana, e con una serie di elementi che rappresentano appunto la famiglia. Il nome della famiglia dal 600 è Pilo Boil, baroni prima e successivamente marchesi di Putifigari, quindi lo stemma dei Pilo, lo stemma dei Boil che è rappresentato da quel toro. E in quanto loro facevano parte della casata del conte di Aragona, quindi una famiglia reale, parliamo del 1300, sono anche i pali d'Aragona. Questi sono i pali d'Aragona, che facevano parte appunto dello stemma della famiglia reale aragonese. Le origini dell'edificio, le origini remote, sono origini... parliamo di circa 900 anni fa. Nel restauro che è stato realizzato tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 sono emerse nel sedime delle fondazioni delle murature riferite ad un piccolo monastero dal quale verosimilmente, monastero camaldolese, dal quale verosimilmente partiva la direzione dei lavori per l'introduzione dell'agrumicoltura qui a Milis. Allora, sindaco, direi che è il caso a questo punto, se vuole accompagnarci, di iniziare la nostra visita, e iniziamo proprio da dove un tempo c'era l'ingresso principale, cioè quello che oggi è l'esterno della villa. Molto volentieri. Prego. Prego. Ecco, qua siamo all'esterno, là dove un tempo invece c'era l'ingresso principale. La facciata è gotica. È un bellissimo, uso l'espressione bellissimo perché è uno degli esempi più significativi del gotico aragonese o gotico catalano a seconda degli autori. È un edificio della metà del 600 e questo edificio, come ho accennato, ha mostrato nel corso dei restauri tracce di murature di circa 900 anni fa. Quindi l'origine remota, sostanzialmente quasi millenaria di questo, si trattava appunto di murature riferite ad un piccolo monastero. Perché la facciata principale un tempo era orientata verso nord-est, perché nella la strada di comunicazione tra i Campidani
e il nord Sardegna passava qui a distanza di un centinaio di metri circa. Questo motivo viene bene nel momento in cui il bene passa dalla famiglia Vacca alla famiglia Boil. I Boil realizzarono un ampliamento piuttosto importante, modificando chiaramente le architetture, o meglio, lasciando queste antiche architetture e aggiungendo architetture neoclassiche, neoclassiche piemontesi, perché gli architetti erano piemontesi, erano tutti ufficiali del genio collegati al marchese, terzo marchese di Putifigari, Vittorio Pilo Boil, che fu il direttore dei lavori assieme a suo fratello Carlo, colonnello del genio, fu il direttore dei lavori per la costruzione della strada reale, ossia la strada di congiungimento tra Cagliari, Sassari e Porto Torres, e attualmente definita Carlo Felice. Nel presentare questa straordinaria dimora antica ho detto che conserva ancora tracce del passaggio di re, di letterati, di artisti. Allora è arrivato adesso il momento di visitare questo luogo stupendo al suo interno. Andiamo. Ci troviamo in quello che era un tempo l'ingresso della casa secentesca, casa che ha ospitato reali agli inizi del 1800. In particolare Cartaraspi, lo storico, riporta della visita di re Vittorio Amedeo e di sua moglie, la duchessa Maria Teresa d'Austria, che nel viaggio di trasferimento tra Sassari e Cagliari si fermò qui a Milis, ospite della famiglia Vacca. Perché questa ospitalità? Perché Gioacchino Vacca Angioi, era quello che oggi potrebbe essere definito sottosegretario di Stato agli affari penali. Aveva quindi un ruolo nella amministrazione regia quando i reali soggiornarono in Sardegna per oltre 15 anni nel periodo napoleonico, e quindi questa evidente consuetudine tra Gioacchino Vacca e i reali fece sì che nel viaggio di trasferimento si fermarono qui. Sempre Cartaraspi riporta che per esempio a Sardara furono ospiti della famiglia Cossu e così via. Quindi adesso noi insieme possiamo, Sindaco, proseguire la visita in questa bellissima dimora. Attraversiamo la sala dal gusto spiccatamente neoclassico che abbiamo visto in precedenza e ci dirigiamo invece verso l'ala ovest della dimora. Dicevamo sicuramente tanti re, ma anche tanti letterati e artisti sono passati qua a Palazzo Boil. Noi abbiamo appena lasciato la parte più antica, la parte secentesca, e siamo passati nella parte ottocentesca dell'edificio. È assai evidente appunto il gusto neoclassico che ha pervaso l'attività degli architetti piemontesi. Il passaggio dalla famiglia Vacca alla famiglia Boil fa sì che per via dei ruoli estremamente importanti che i marchesi Boil e i conti di Villaflor, tra di loro parenti, avevano nella gestione del governo, cominciò per Milis un periodo estremamente florido legato al passaggio di tantissimi
tantissimi personaggi di altissimo livello, ad incominciare appunto da Carlo Alberto, che soggiornò qui a Milis dapprima come principe di Carignano, successivamente come re di Sardegna, ma questa casa e le sue pertinenze agricole, in particolare gli agrumeti che costituivano appunto le pertinenze di questa casa, ospitarono tutta una serie di personaggi, a partire dal bibliotecario di Versailles, Paul Valéry, il barone von Malsan, che era un fotografo straordinario, e tanti altri personaggi, fino nel Novecento anche Gabriele D'Annunzio fu ospite di questo palazzo, il premio Nobel Grazia Deledda fu ospite di questo palazzo. Quindi è un palazzo che ha conferito al paese di Milis una importanza straordinaria, sia per la sua bellezza, ma ha anche consentito appunto che il paese di Milis venisse conosciuto all'esterno con tutte le sue peculiarità, con tutti i suoi pregi. Allora, Sindaco, insieme possiamo proseguire appunto la visita. Naturalmente qua emergono in tutta la loro bellezza anche questi arredi, dagli specchi, insomma, ai vasi, alle tante statue che arricchiscono e impreziosiscono questo luogo. E anche in questa sala che si apre ora alle nostre telecamere è evidente il gusto di chi questi luoghi ha abitato. Certo. Nel corso dei restauri e l'implementazione anche degli arredi, perché alcuni arredi hanno avuto necessità di essere sostituiti ad arredi precedenti, tra le altre cose ospita anche un bellissimo pianoforte a mezza coda che fu utilizzato da Fabrizio De André per scrivere qualche sua poesia musicale. Naturalmente, dicevo, ecco, tanti arredi di particolare pregio che voi avete proprio recuperato, avete provveduto, certo, insomma, a anche a restaurare, naturalmente con un impegno preciso dell'amministrazione, avete catalogato naturalmente tutto. Alle nostre spalle una presenza femminile invece. Una presenza femminile che ha avuto un ruolo estremamente importante, che è stato quello di far conoscere Milis avendo sposato il terzo marchese di Putifigari, Vittorio Pilo Boil. Vittorio Pilo Boil, un generale d'artiglieria che fu incaricato assieme a suo fratello Carlo, conte di Villaflor, di realizzare i lavori della Carlo Felice, quella che poi si chiamò Carlo Felice, un tempo si chiamava Strada Reale, di congiungimento tra Cagliari e Sassari-Porto Torres. E questo consentì veramente a Milis di crescere. Tutto il regno conosceva Milis per via di tutte queste visite, come si diceva un attimo fa, i reali che sono stati ospiti di questa, i letterati, i pittori, tantissimi. In questo dipinto in particolare, esatto, si notano gli stemmi delle famiglie insieme, certo. Il suo nome era Maddalena Vacca Angioi Salazar. Angioi per via di suo padre, Vacca Angioi, Salazar per via di sua madre. Sua madre era di Iglesias e questo ha apparentato in qualche modo Milis anche con,
con l'Iglesiente. Lei è stata la madre di Cristina Piloboilla, che è la trisnonna di Paola Ruffo di Calabria, regina madre del Belgio, e quindi la quarta nonna di Filippo, re del Belgio. Insomma, c'è un pezzettino di Sardegna anche in quella dinastia. E di questo il paese di Milise è molto fiero. Questi saloni molto ampi erano destinati naturalmente a ricevere gli ospiti originariamente. Questa era la destinazione proprio d'uso di queste ampie sale che si aprono alle nostre telecamere? Questo era il salotto principale della famiglia. Diciamo che tra gli arredi rimasti e quelli implementati continua a mantenere la sua sostanzialmente la sua funzione, mentre più oltre un ulteriore salotto, questo un simil impero, nel gusto dell'epoca c'erano anche arredi di questo tipo, questo è ciò che è rimasto e quindi chiaramente viene esposto in questa condizione. Molto della bellezza di questa straordinaria dimora antica è data anche da questo pavimento incredibile, tuttora conservato benissimo. È uno stile veneziano realizzato all'atto della costruzione appunto dell'ala neoclassica è assai verosimile, non ho certezze documentali, ma è assai verosimile che siano state appunto delle maestranze che provenivano da Venezia per la loro realizzazione. Va bene, allora lasciamo a questo punto il piano inferiore, ci spostiamo al piano di sopra dove un tempo alloggiavano per la notte appunto la famiglia ma anche parte della servitù, oggi invece ospita il Museo del Gioiello e del Costume Sardo. Grazie. Prego. Quindi facciamo il nostro ingresso qua nel museo, diciamo Museo del Gioiello del Costume Sardo. Qua davanti vediamo, come dire, l'emblema del vostro paese, la raccolta delle arance qui a Milis. Questo rappresenta un vero bosco di agrumi, così come si è perpetuato a partire dall'anno 1148, quando furono impiantati i primi agrumeti, cito l'anno e cito anche il priore d'epoca che fu l'autore appunto di questa, ed era il priore Bonizio Camaldolese, il quale nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado recita ho impiantato, dichiaro di aver impiantato appunto citrus in località San Giorgio di Calcaria, a un centinaio di metri da qui, in corrispondenza di quel giardino che nell'immaginario collettivo milese è noto come Sortu Eis Paras,
ma che il bibliotecario di Versailles viceversa chiamò il giardino delle Esperidi o bosco di Villaflor. E questa tipologia di coltivazione la riprodurremmo, e questo è il senso di un progetto che abbiamo appena realizzato e che poi andrà realizzato appunto nella sua essenza, volendo ricostruire a Villa Pernisvacca un giardino ottocentesco. Un agrumeto. Un agrumeto ottocentesco, un bosco di agrumi. Questo è un costume della domenica, l'uomo con il tipico abito e la donna con quest'abito che ha qualche elemento particolare, come il giubbotto e la camicia, come si vede, con bellissimi, bellissimi ricami. La curiosità di questi costumi è la foggia del cappello, che è spagnolesca, verosimilmente introdotta nell'Ottocento dai marchesi Buille. Anche questa riguarda Milis, torniamo sulla berretta tradizionale, ed è l'abito del matrimonio. Abito del matrimonio. Quindi questo è il vestito da sposa. Vestito da sposa, assolutamente. Il velo, la sovragonna, e ancora notare la ricchezza anche in questo caso dei ricami della camicia. Una curiosità, nel costume maschile, come si vede, c'è una serie di pieghe che non ha l'uguale. Un po' goffrato, ecco, no? Sì, che non ha l'uguale normalmente nei costumi sardi. Come testimonia anche la ricchezza di questi costumi, di questi indumenti, insomma, a Milis si viveva abbastanza bene, una comunità fiorente, così come lo è anche oggi. Oggi il paese è abitato da circa 1500 persone. Ecco, sì, e noi sì, possiamo apprezzarlo in tutta la sua bellezza, anche oggi una località amena dell'Oristanese. Andiamo a vederlo. Siamo finalmente arrivati al bosco di Villaflor, quello che si chiama Ortu dei Sparas. Gli agrumeti, ne abbiamo parlato tante volte, ecco, questa era una pertinenza proprio di Palazzo Boyle. Sì, nasce in realtà 900 anni fa, in località San Giorgio di Calcaria, che è più avanti, diciamo una cinquantina di metri, e il nome tradizionale di Sorte Isparas è proprio quello che richiama il fatto che il fondatore dell'agrumicoltura è stato questo priore Bonizio, che anno 1148 dichiara nella Condaga di Santa Maria di Bonarcado, come ho accennato in precedenza, dichiara di aver introdotto citrus in questo territorio. E da lì nasce un'avventura che dura 900 anni, con una tipologia che è
quella di quell'immagine che abbiamo potuto vedere nel Museo del Costume e che sarà riproposta nella riqualificazione del giardino per Nesvacca quando si procederà appunto alla riqualificazione del giardino.